Yes, yes, sì. A tutti ragazzi, ben ritrovati, un caloroso abbraccio a tutti da Paolo Inter, buona serata. È terminata quindi Frosinone Inter, vittoria esterna Frosinone per 3-1, vittoria che ci permette di consolidare, diciamo, ulteriormente questo terzo posto, anche se proprio non si è vista, diciamo, una bellissima Inter, ecco, nel complesso. Un Inter che sicuramente ha giocato meglio nel primo tempo che nel secondo tempo, un Frosinone che è sempre stato, diciamo, a tratti un temibile, una squadra comunque che poteva farci male, però diciamo che i nostri centrali hanno letto abbastanza bene, la nostra difesa si è comportata bene, quindi comunque abbiamo ridotto molto le loro sortite in avanti e comunque i loro contropiedi, i loro attacchi. Un Inter che si è schierata col solito 4, che Spalletti ha schierato col solito 4-2-3-1, praticamente la stessa Inter che avevo messo nel gameplay, se l'avete visto, dove ho vinto appunto per 3-2, quindi comunque mi sono avvicinato. La stessa Inter, quindi andavano vicino in porta, due centrali ed entrante De Vrij affiancato a Skriniar, i due laterali, terzino sinistro Samoa, terzino destro D'Ambrosio, sulla mediana, infatti ci avevo preso Vessino, la coppia Vessino Borja Valero, trequartista quindi Nainggolan, sulla fascia sinistra Perri, sulla fascia destra Politano, e punta centrale, ecco, l'unico errore che ho fatto, io avevo messo Lautaro al primo minuto, invece, che poi non ha neanche giocato, poi tra l'altro Lautaro Martinez stasera, e punta centrale Maurizio Icardi. Infatti io mi sarei aspettato magari di vedere, visto che rientrava proprio, diciamo, in occasione di questa partita, Lautaro Martinez, non è, diciamo, che è rimasto fuori, non è neanche subentrato nel secondo tempo, perché comunque Spalletti ha fatto cambi diversi, di diverso tipo, e quindi diciamo che ha giocato Icardi come punto centrale. Una partita combattuta, una partita comunque che, ripeto, dove non ho visto sinceramente una bella Inter, un'Inter forse molto, molto cinica davanti, perché comunque è riuscita comunque, in occasione del primo e del terzo gol, fare due gol, perché è il secondo rigore, quindi in occasione del primo e secondo gol fare due bei gol su due azioni appunto isolate, e dopo che si è visto comunque un gioco che non ha convinto proprio del tutto, molto macchinoso da parte della squadra. Molte imprecisioni anche nei passaggi, nelle triangolazioni, anche nell'impostare il gioco, non è stata, in sostanza, diciamo che non è stata una bella Inter. Ci siamo portati in vantaggio appunto con Nainggolan, con Ninja al 19° primo tempo, una bella inzuccata appunto di Nainggolan che l'ha messa dentro, veramente un bel gesto atletico. E quindi ci siamo portati appunto in vantaggio. Poi c'è stato il raddoppio, appunto, che Cisba, il giocatore del Frosinone, ingenuamente, molto ingenuamente, direi, in maniera molto, diciamo, da sprovveduto, ha fatto un fallo, è rovinato addosso praticamente davanti agli occhi dell'arbitro, proprio letteralmente rovinata addosso a Skriniar, l'ha buttato giù proprio davanti a pochi metri appunto dallo sguardo dell'arbitro, quindi rigore netto, rigore ineccepibile, perché più netto di così direi che, quindi rigore lapalissiano, Perisic dal dischetto col benestare quindi di Maurizio Icardi, perché doveva tirarlo il primo rigorista, come sapete tutti, Icardi. Doveva tirarlo Icardi, invece diciamo che c'è stata questa concessione da parte di Icardi, che sembra comunque
tutti l'hanno giudicato come un atto di buona volontà, appunto, e di pace tra i due. Questa concessione appunto ricade per il nemico, tra virgolette, Ivan Perisic. Ivan Perisic dal dischetto, rigore impeccabile, palla da una parte, portiere dall'altra. Quindi direi rigore perfetto da parte di Ivan al 37esimo del primo tempo, quindi nel finale del primo tempo. Poi la partita si conclude appunto, nella prima parte si conclude appunto per 2 reti a 0. Da parte nostra dell'Inter, poi nel secondo tempo circa al 16esimo del secondo tempo c'è questo gol di cassata. Praticamente la difesa, ecco, nel secondo tempo si vede un Inter molto più molle, sembra molto più confusionaria, anche un po', non so diciamo nei primi 20 minuti del secondo tempo si vede un Inter, diciamo, forse anche boh, un po' con un calo fisico, comunque poco lucida, che si chiude anche un po' in difesa, cerca un po' di contenere il Frosinone e fa appunto una leggerezza difensiva che porta appunto cassata il giocatore appunto dei padroni di casa appunto ad accorciare distanze con un tiro che è evitabilissimo, che viene, diciamo, viene parato da Andanovic, cioè, ma non viene trattenuto e quindi va dentro. E loro appunto, diciamo, che accorciano appunto le distanze. E fortunatamente dopo la partita, diciamo, che un po' si rianima di nuovo, l'Inter cerca di un po' riprende un po', diciamo, in pugno la partita, la nostra Inter si riporta in avanti, ci sono diverse occasioni d'attacco e anche Frosinone ogni tanto comunque si fa vedere dalle parti di Andanovic, anche se meno rispetto a noi, meno incisivo, perché comunque viene fermato sempre dai nostri, molto bene direi, dai nostri centrali, dalla nostra difesa, che direi che stasera, a parte quella leggerezza difensiva che ha portato al gol cassata, direi che si è comportato abbastanza bene. Ecco, non ha corso grossi pericoli, in poche parole. E diciamo che ecco, poi nel finale, diciamo che un po' la partita ha avuto diverse. Nel finale del secondo tempo c'è stata una sorta di assedio da parte dei padroni di casa, e poi ci sono state delle ripartenze appunto dei nostri ragazzi che sono andati vicino al gol per un paio di volte, e poi ecco, nei minuti di recupero questo gol di Vecino che fortunatamente chiude la pratica, praticamente il 3-1 appunto da parte di Vecino, che c'è un bello scambio sulla tre quarti, il pallone lo prende Maurizio Icardi, la dà a Vecino, praticamente un rigore in movimento per il mat, e la mette dentro praticamente alle spalle la mette dentro appunto sulla destra in sacca alla destra di Sportiello. Quindi chiude il conto Vecino, vittoria direi, al di là della prestazione che comunque secondo me non è stata bellissima. Direi vittoria fondamentale perché comunque io sono più contento, più soddisfatto appunto per questi 3 punti che per il gioco comunque che hanno espresso i ragazzi, per quello che si è visto in campo da parte nostra, perché non è che sono rimasto molto soddisfatto, però diciamo che si è visto un'Inter comunque cinica che ha capitalizzato, diciamo, le occasioni le ha avute, ma diciamo proprio a livello di proprie occasioni da gol, ha capitalizzato le poche occasioni da gol che ha avuto, perché sì, comunque non si è vista un'Inter, diciamo, propriamente un'Inter aggressiva, grintosa, si è vista un'Inter un po', diciamo, mi è sembrata anche un po' sulle gambe e contro comunque un avversario abbastanza abbordabile, perché onestamente il Frosinone non ha fatto la partita della vita. È vero che comunque abbiamo sempre cercato un po' la nostra difesa, almeno,
sempre cercato un po' di fermarli appunto nelle iniziative, quindi comunque secondo un grosso merito spetta la nostra difesa, soprattutto ai nostri due centrali difensivi, Skriniar e De Vrij, al nostro muro difensivo che sicuramente è un punto forte di questa squadra, perché rispetto alle altre, diciamo che nel complesso tra noi e le altre, noi siamo forse più solidi rispetto alle altre, cioè le altre intendo le altre concorrenti appunto a questi due posti sempre, terzo e quarto posto, perché rispetto comunque a Roma in generale, rispetto appunto a una Roma e a un Milan e a una Lazio, diciamo che da un punto di vista difensivo noi siamo sicuramente molto più solidi e abbiamo una difesa migliore, anche questo, e questo poi poi riflette, si ripercuote poi in campionato, perché si vede comunque che comunque siamo prima di loro e abbiamo avuto un trend un po' più regolare rispetto a loro, poche parole. E comunque niente, tornando alla partita, una partita, ripeto, un Inter che non mi è piaciuta tantissimo, un Inter, nel secondo tempo poi sono entrati i Gagliardini al posto di Borja Valero, che Borja Valero diciamo ha fatto la sua onesta partita, anche se finisce sempre in affanno e fa fatica al massimo a tenere più di 60 minuti nelle gambe. Gagliardini, appena entrato, stava facendo un marrone grandioso. Meno male che poi dopo siamo riusciti un po', diciamo, a tamponare. Gagliardini c'ha dei momenti di blackout ogni tanto, che diventa pericoloso per noi stessi, perché fa del. C'è un momento che stacca la spina, è un grande, diciamo che è un grande incontrista, cioè è un buon incontrista Roberto, però non, ogni tanto va in blackout e dopo rischiamo appunto di beccare il gol, perché perdiamo magari dei palloni proprio sulla tre quarti, proprio a ridosso della nostra area di rigore, quindi si rischia molto. Qui ogni tanto c'è quei momenti lì. Comunque Gagliardini. E poi è entrato Keita, prima di Gagliardini, è entrato Keita al posto di Ivan Perisic, che non ha disputato una gran partita. È vero che ha fatto il rigore, ha realizzato il rigore, però sì, nel complesso non ha fatto una gran partita, anzi secondo me non è stato neanche uno dei più, sicuramente non è stato il migliore in campo, non è stato neanche, diciamo, forse il peggiore in assoluto, comunque sì, non una bellissima prestazione da parte sua. E poi nel finale è entrato João Mario al posto di Politano. João Mario sulla fascia, che comunque si è data abbastanza da fare, ma adesso vedrò se dargli il voto domani, perché comunque si è entrato all'88esimo, quindi non è che. Niente, quindi questa vittoria ci porta a 60 punti. Ecco, no, mi sono dimenticato di parlare del Frosinone. Il Frosinone si è schierato, scusatemi, diciamo anche qualcosa sugli avversari, sui padroni di casa, perché non ho detto niente su questo Frosinone. Frosinone si è schierato, Baroni ha appunto schierato questo Frosinone col solito 3-5-2, proprio di classico, appunto, perché loro giocano, diciamo, il più delle volte appunto con questo modulo. E la sorpresa in attacco è stata appunto che di solito la coppia d'attacco del Frosinone è composta da Ciofani e da Ciano. Ciano rientrava in questa partita, invece lui ha fatto giocare dall'inizio Pinamonti, il nostro ex nerazzurro, insieme appunto a Ciofani. Quindi Pinamonti non ha disputato una brutta partita, però diciamo che io non l'ho mai visto veramente, diciamo, cioè l'ho visto comunque un po', o che l'hanno servito poco, comunque non l'ho visto, diciamo, come in altre occasioni, che era molto più pericoloso in altre partite col Frosinone. Mi è sembrato un po', diciamo, non proprio strano la partita, però molto poco servito, poco comunque intraprendente, ecco, come in altre occasioni, in altre circostanze. Comunque niente, ha schierato quello e poi dopo nel secondo tempo ha messo Ciano al posto di, subentrato poi Ciano appunto, e quindi poi è cambiata anche la coppia d'attacco davanti. Cioè è subentrato al posto di Cassata, che si è fatto male, l'autore dell'1-2, ecco, del
dei Frusinati. Niente, questo ragazzo è un po' la mia disamina. Ripeto, partita non brillantissima da parte dei nostri ragazzi, una partita di cui io onestamente da interista salvo solo il risultato. Sono 3 punti d'oro, 3 punti importantissimi che un po' consolidano un po' questo terzo posto. Chiaramente non lo sigillano del tutto, perché adesso comunque ci saranno altre gare, e le gare che ci aspetteranno sicuramente non sono gare facili, perché avremo Roma e Juventus in casa, avremo 2 partite in casa. Poi mi sembra che avremo, se non erro, giocheremo col Chievo, che penso che oggi sia, con la sconfitta con Napoli, sia matematicamente Serie B. E poi abbiamo, mi sembra, la partita appunto contro Napoli, a Napoli, a trasferta di Napoli, poi ultima partita del campionato, mi sembra Inter-Empoli, appunto contro l'Empoli. Quindi adesso ci aspettano comunque 2 partite difficili, una contro la Roma, che è una potenziale concorrente appunto alla Champions League, a questi 2 ultimi posti utili appunto per la qualificazione. E poi appunto la partita contro la Juventus. Vedremo se la Juventus tra un paio di settimane sarà già campione d'Italia. Io presumo di sì, penso che diventerà campione d'Italia la prossima giornata, quindi credo che, e vedremo comunque come andrà a finire. Quindi noi siamo, come dicevo prima, siamo comunque, ci arriviamo a 60 punti, sempre terzi in classifica chiaramente. Consolidiamo ulteriormente questo terzo posto, ci portiamo a più 5 dal Milan, che ha vinto appunto ieri sera contro la Lazio, e a più 6 dalla Roma, che ha vinto 1-0 contro l'Udinese sempre ieri sera. Stasera è tutto, ragazzi. Allora, quindi 3 punti fondamentali. Era importante vincere, al di là della prestazione, che non è stata secondo me appunto delle migliori. Domani farò le pagelle, quindi domani collegatevi sul mio canale, domani pomeriggio verso sera. E quindi ci vediamo domani, e mi raccomando, continuate sempre a seguirmi, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E chiaramente mettete like al video. Io vi auguro a tutti una buona serata. Grazie per l'attenzione, un bacione, e come sempre, prima di lasciarvi, vi dico sempre la mia solita frase: amala sempre e comunque. E naturalmente sempre forza Inter. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte, a domani. Ciao.